Bentrovati e bentrovate da Andrea Cartotto, nuovo videocorso dedicato ad una risorsa che è davvero di aiuto a molti dei nostri ragazzi, tanto a casa quanto a scuola. Parlo di un software, dovrei dire applicazione web, in grado di riconoscere e farci ascoltare con buona pronuncia in numerose lingue del mondo un qualsiasi testo. In gergo dovrei chiamarlo motore di text to speech. Dal testo all'ascolto, diciamo alla parola, e allora la scelta ricade su Natural Reader e barra degli indirizzi in alto, sito di riferimento, guardate con me, su qualsiasi dispositivo e browser, naturalreaders.com/online. In questo caso, foglio bianco, vi mostro che con un clic è possibile sia digitare che incollare, dopo averlo precedentemente copiato, un qualsiasi testo. Ora premo Ctrl V dalla tastiera, oppure se preferite, clicco con il tasto sinistro del mouse su incolla dopo aver aperto il menu con il tasto destro ed ho in questo caso estrapolato un testo sulla Divina Commedia e qui ho prelevato da Wikipedia per esemplificare. Guardiamo un attimino i pochi pulsanti a disposizione. Icona in alto a sinistra, clic, ci fa scegliere le voci. Stiamo sul piano free, in questo caso avremo voce maschile, voce femminile. Poi vado ora a chiudere con la piccola X. Ci spostiamo perché abbiamo il tasto play che avvierà il riconoscimento, la velocità di ascolto, di riproduzione. Andiamo tutto verso destra, quindi proseguiamo ed ecco qui, pulsante con la lettera A, preferenze del testo. Opzione molto interessante perché agendo sul più o sul meno aumentiamo anche la grandezza del corpo del testo. Possiamo con un clic agevolare ed incrementare la spaziatura tra le lettere e addirittura attivare. Io lo riconosco, insomma, ecco, occhio clinico, ma molti di voi sicuramente come me, dicevo attivare il font Open Dyslexic, il font per facilitare, in caso di dislessia, appunto, la lettura e la scrittura. Quindi già funzioni, veramente interessanti, un ottimo strumento applicativo compensativo. Poi vado ancora spostarmi a destra sui tre pallini perché vi devo dire che noi abbiamo da gestire il volume dell'audio che ascolteremo, ma la conversione in MP3, funzione utile, è demandata ad un piano premium. Quindi nel piano free noi potremo avere in realtà l'ascolto nella lingua da noi selezionata. Possiamo attivare la dark mode che è molto riposante per gli occhi. Possiamo lasciare attiva dunque la sottolineatura, word highlight, delle parole mentre vengono lette e scandite. Alla stessa maniera scegliere con quale colore vogliamo che queste parole vengano messe in evidenza. Vi mostro anche, andando su pronunciation, che in realtà qui abbiamo la possibilità di andare a ritrovare le diverse lingue con le diverse voci, ma vado ora a chiudere con la mia piccola X, come vi dicevo, clicchiamo sul mezzo busto perché qui andiamo a pescare le voci free della lingua italian che vediamo in selezione. A questo punto siamo pronti per poter vedere all'opera Natural Reader con un clic sul triangolino play. Ripeto, operazioni tutte queste fattibili da qualsiasi dispositivo, touchscreen o meno. In questo caso io sono ad esempio da notebook con browser Google Chrome. Io vi consiglio sempre o Chrome, lo sapete, o Mozilla Firefox. Ed ecco qui, ora naturalmente c'è la mia voce che sovrasta, che abbiamo in realtà la lettura in audio, quindi fidatevi in questo senso, del nostro testo che come vedete viene segmentato, spaziato e ha l'evidenziazione che accompagna ogni parola, permettendoci naturalmente
di mettere al bisogno in pausa per poi riprendere. Ecco una soluzione rapida, veloce, efficace per i BES, per i DSA in generale, ma anche, perché no, laddove si voglia prendere un testo di media lunghezza e tramutarlo in audio, ad esempio magari collegando semplicemente un microfono a cuffia al nostro dispositivo, che sia computer o tablet, per così favorire tramite l'ascolto l'apprendimento. A voi la prova, vi mostro, eccoci qua, ho spostato il mio faccione, che è anche disponibile l'applicazione per Android o sistema operativo Apple iOS. Dunque, scelta, efficacia, didattica. A voi la prova su strada e un caro saluto, come sempre, dal vostro Andrea Cartotto. Ciao!